ogni volta che vengo a Napoli, io almeno una volta la pizza alla napoletana, quindi cornicione alto, no? Alla romana, cornicione basso, io la mangio come mangio i friarelli, le salsicce e il ragù napoletano, il mitico ragù. Pensiamo alla descrizione di sabato, domenica e lunedì, Edoardo De Filippo fa una religione del ragù, come fa una religione del caffè, del tostare il caffè e di non farti spendere l'aroma del caffè mettendo anche il cappuccio di carta sulla caffettiera napoletana. Tutto questo recupero di nuovi sapori, che sono poi i sapori della tradizione, va fatto, ma anche perché attraverso essi vengono veicolati antichi saperi. Sono i saperi della società contadina che vanno compresi, perché in molte cose costituiscono lezioni di civiltà di cui è bene tenere conto, che faremmo un errore notevole a lasciarli permanere nell'oblio che è stato ingiustamente loro inflitto. Lei ha detto che è stato insegnato in diverse città italiane, da Napoli a Trieste, da Roma a Messina, ma c'è un tratto comune nell'alimentazione di questi luoghi oppure no? La ricchezza della società italiana nelle sue varie articolazioni e la varietà, la specificità regionale, che quindi è una ricchezza, non è un fatto negativo, perché in ogni città, in ogni regione ci sono dei piatti tipici, una maniera di cucinare il cibo che è peculiare, e quindi questo articola una grande ricchezza.